una partita perfetta, tranne qualche 10-15 minuti che ha sofferto il secondo tempo, quando Tata Campilongo ha cambiato 2-3 volte modulo alla Cavese. Per i gol il Catania non ha mai sofferto. Se va da Torino a fare 6 gol, ne subisce 3, non penso che sia un problema tattico. Secondo me è un problema psicologico, i giocatori a Ciba e al Massimino si sentono cautelati, invece fuori casa un po' meno. Questa è una cosa che già si porta dall'anno scorso, perché anche l'anno scorso per vedere il Catania fuori casa non ha fatto benissimo. Secondo me se mettono ancora molto più personalità fuori casa, questa squadra non ha problema a vincere il campionato. Il mister ha fatto un'analisi perfetta della partita e del momento del Catania, perché comunque quando l'allenatore dice che questa squadra fuori casa deve uscire più personalità, lì c'è il posto della squadra ed è giusto così. Se la squadra comunque va fuori casa con tanta personalità come lo fa in casa, secondo me potrebbe avere meno problemi di come le ha fuori casa. Quando riguarda il 4-3-3, secondo me è il migliore modulo per il Catania, perché comunque quando va a fare la fase difensiva diventa un 4-5-1 e potrebbe essere la migliore soluzione anche per Lodi, perché comunque questo giocatore per me deve giocare sempre. Giocatori che sono tecnicamente forti, che di questa qualità come Lodi devono giocare sempre. Ripeto, per me il 4-3-3 è un modulo migliore per il Catania, avendo questi due centrocampisti che comunque abbiano quantità e qualità a non finire, sarebbe il miglior modulo per il Catania.